Questa sera a Chifra TV ho il piacere di ritrovare l'imprenditore Tiziano Ricci. Ben trovato, Tiziano. Ciao Matteo, buonasera. Imprenditore, chef, ma come ti devo chiamare? Io sono sempre stato un umile ragazzo di bottega ed è la cosa che mi riconduce a tutto il lavoro che ho fatto con papà quando lavoravo con mio padre. Quindi chiamatemi solo Tiziano per evitare Ti polemiche. chiamo Tiziano, però non è un caso che io abbia iniziato in questa maniera l'intervista. Perché ultimamente non si fa che parlare della tua nuova attività, perché aprirai un'attività di ristorazione di alto livello, questa è una mia considerazione, nel pieno del borgo Umbertino di Taranto, rivalutando un angolo della nostra città davvero molto particolare. Mi vuoi dire qualcosa di più a riguardo? Sì, e il fatto che farò sicuramente una ristorazione di qualità, questo è fuori dubbio. Ho scelto quell'angolo proprio perché secondo me è un angolo così importante dove c'era un negozio storico molto importante, quindi parliamo dell'angolo via Anfiteatro con via Pupino, e secondo me era anche un peccato vederlo in quello stato di abbandono da tanti anni, e avevo un sogno che volevo portare a termine, quello di ritornare alle mie origini, no? Dato che io, anche se tutti mi conoscono per la storicità della mia famiglia nell'ambito della pizzeria, io in realtà nasco in cucina, quindi era quello che volevo fare da sempre, quindi ritornare in cucina e avere un qualcosa che proprio riconducesse alle mie origini. E quindi ho avuto quest'idea, mi sono innamorato di quel punto, di quel locale, sperando di fare cosa gradita per la mia città, e iniziamo questa nuova avventura. Sì, I lavori sono partiti da qualche da giorno. qualche giorno sono iniziati i lavori. E come al solito c'è tanta burocrazia, a volte anche un po' sconfortante, però andiamo avanti e questo purtroppo ce lo siamo scelti. Sono nato in questo settore, quindi so a che cosa vado e andavo incontro, quindi ci vorrà un po' più di tempo rispetto a quello che avevo programmato, però ce la faremo. E diciamo che è la burocrazia quella che allunga un po' il brodo. Hai ricevuto l'encomio per questa iniziativa da parte un po' di tutta la comunità tarantina e non soltanto degli abitanti del borgo, non sono neanche mancate alcune polemiche, è vero? Sì, no, sono stato molto felice perché ho avuto tantissimi riscontri positivi, proprio tanti, tanti, tanti. Solo sui social ho ricevuto, senza esagerare, centinaia di messaggi che mi hanno veramente dato una carica, una grinta. E belle parole veramente espresse anche da clienti che magari quando sono semplici clienti non ci fai più di tanto caso, invece poi entrando in confidenza vedi la stima e l'affetto che hanno nei tuoi confronti, veramente sono stato molto felice. Sì, polemiche poi, polemiche, battute di poco costo, quelle si sa, quando stai in mezzo al gioco ci sta, ci sono abituato ormai, è una cosa a cui bisogna fare il callo, ecco. Tra l'altro anche sulla scelta della location c'è stata una polemica su coloro i quali sono stati all'interno di quel locale fino a qualche anno fa, polemiche che comunque hai chiarito subito sui social attraverso tutti i mezzi di comunicazione. Oh, sì, io in questa polemica non entro in merito perché stanno approfondendo i miei legali, perché ho ricevuto delle intimidazioni, delle cose poco gradite. Il locale non c'entra nulla con quello che è Casa del Corredo di Via Principe Medeo, è sempre stato specificato che era l'ex Corredi De Florio di angolo via Anfiteatro con via Pupino, quindi è sempre stato specificato su ogni articolo che i giornali hanno scritto, non per mano mia, ma che hanno scritto loro, quindi non c'è altra polemica da fare, per il resto interverranno i miei legali e chiariranno la situazione nelle opportune sedi, ecco. Ovviamente noi facciamo sempre in bocca al lupo a tutti gli imprenditori tarantini che investono sul territorio e in particolar modo, concedimi,
questo encomio nei tuoi confronti che sei mio ospite questa sera, perché stai davvero cercando non soltanto di valorizzare il territorio, ma anche di dare lavoro ai tarantini, tant'è che sono aperte ormai da diversi giorni alcune candidature. Sì, grazie a Dio, sono anche molto felice di questo. Sto ricevendo, nel giro di un mese ho ricevuto circa 320-315 curriculum ad oggi, quindi sono davvero tanti. Quindi individuare poi le figure professionali a seconda del tipo di ristorazione che si vuole fare, Certo. là sono, diciamo che è là il lavoro più difficile. Che mi porterà via altro tempo, logicamente. È bello vedere che c'è tanta volontà. Purtroppo a volte manca, diciamo che questo, ecco, diciamo questo reddito di cittadinanza ha un po' rovinato la nostra categoria, perché c'è gente, purtroppo, diciamoci la verità, che preferisce stare a Percepire il casa, reddito. percepire il reddito e fare qualcosa a nero anziché andare a lavorare e avere un lavoro sicuro. Questa è una piaga Quindi comune un po' a tutto il tuo settore. dobbiamo lottare con questa problematica. Nonostante tutto, persone come me, io credo che di altri colleghi per bene, professionali come me, ce ne sono tanti altri a Taranto, perché non sono sicuramente l'unico, e stanno avendo anche altre queste problematiche. Noi siamo persone che vogliamo, generalmente quando troviamo persone professionali, assumere a tempo indeterminato, quindi non facciamo contrattini stupidi o stagionali. Io ho nelle mie due attività quasi 17 dipendenti, sono tutti assunti a tempo indeterminato, quindi e soprattutto tutti i miei dipendenti stanno con me da quando ho aperto le attività. Il 90% sta con me da quando ho aperto le attività. E tuttora sto selezionando altri due camerieri per Ricci di Piazza Immacolata, e per ampliamento dell'organico, non perché magari è andato via qualcuno o altro. Però, insomma, andremo avanti con le selezioni e troveremo le figure giuste. Tiziano, io voglio concludere questa intervista facendo riferimento al tuo papà, che non c'è più ormai da diversi mesi. Anch'io mi commuovo quando ne parliamo, succede anche quando ci telefoniamo a volte e ricordiamo la sua figura perché è stata importante, non soltanto per te come nucleo familiare, ma un po' per tutta la città, no? Per quello che ha rappresentato. E so benissimo che questa iniziativa che stai mettendo in piedi non ha una natura solo imprenditoriale, ma soprattutto di cuore, proprio per ricordare papà. Sì, non tutti sanno che questo progetto del nuovo ristorante nasce da tanto tempo prima. C'è una storia intorno al nome che sarà del ristorante, c'è una storia intorno al simbolo che qualcuno vede già sulle vetrine, c'è una storia che mi riconduce a papà. Quindi c'è una storia importante dietro, nasce proprio per ricordare anche lui. Quindi è un qualcosa che racchiude anche una storia, una favola dietro il nome, dietro il progetto, che pian piano magari racconterò. Assolutamente, le nostre telecamere sono sempre a tua completa disposizione perché emerga questo aspetto anche sentimentale, anche romantico, perché quando si fa imprenditoria e lo si fa senza passione, i risultati non sono mai gratificanti e i successi che hai ottenuto in questi anni li hai ottenuti soprattutto perché ci hai creduto sempre e da qualche mese a questa parte è anche un'ispirazione che viene dall'alto. Io ti ringrazio, Tiziano, per essere stato con noi. Grazie a te, Matteo.